Buonasera a tutti e bentrovati. Il sindaco non riesce proprio ad andare d'accordo con nessuno. Siamo ormai sotto le amministrative, dovremmo preoccuparci di essere in campagna elettorale, invece siamo ancora incalzati dall'attività di opposizione perché il sindaco Leone l'8 marzo, con la delibera di giunta numero 27, ha rimodulato le tariffe della mensa scolastica al nido. Le tariffe sono spropositate. Si passa da fasce da 0 a 10.000 euro nel 2016, pagavano 114 euro. Nel 2017, dal 1 gennaio 2017, passerebbero da 0 a 3.000 euro, 270 euro. È inutile vado a vedere le altre perché sono veramente da capogiro, quindi già qui siamo ad aumenti che superano ben oltre il 100%. Non c'è stato nessun tipo di preavviso nei confronti dei genitori che si sono trovati questa delibera di giunta direttamente pubblicata sul sito. Qualcuno gli aveva detto verbalmente che ci sarebbero stati degli aumenti, ma sarebbero stati dell'ordine del 5-10%, la norma lo prevede, lo riconosce, sono aggiornamenti Istat. Così non è stato, gli aggiornamenti, la rimodulazione delle tariffe, come dicevo, come avanzi detto, è spropositata. Preavviso non ce n'è stato. Oggi suole esserci stato invece un incontro tra il sindaco e alcuni rappresentanti dei genitori e si è parlato della retroattività di questa deliberazione di giunta. Quindi dovrebbe partire dal 1 gennaio 2017, così come disciplina il regolamento. Ma siccome la delibera è stata firmata l'8 marzo, non può essere retroattiva, signor sindaco. Quindi lei non fa nessun favore ai genitori, ha l'obbligo di farla partire dal 1 aprile. E questo è un fatto. Quindi lei non sta facendo nessun favore a nessun genitore. E questo è chiaro. Mi viene un dubbio. Se l'amministrazione comunale sta ingaggiando questa forte querela con i genitori per la rimodulazione delle tabelle e lo fa sotto al bilancio, dobbiamo preoccuparci che ci siano problemi sul bilancio, signor sindaco? Dobbiamo preoccuparci seriamente? Da qui a breve approveremo il bilancio. Perché si sta incaponendo, signor sindaco? Perché si incaponisce? Perché se dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo non le può aumentare perché la norma non glielo riconosce, perché la deliberazione è stata firmata l'8 marzo, le potrebbe aumentare eventualmente dal 1 aprile, ma dal 1 aprile, ma il suo mandato cessa a maggio, vale mal che va a giugno. Perché per 3 mesi, no? Questo incaponirsi non ha motivo di esistere, a meno che davvero non dobbiamo preoccuparci di una cosa molto più seria, non perché i bambini non lo siano, la mensa è una cosa serissima, serissima perché è un servizio, va dato. Non è obbligatorio, diceva qualcuno, so che ha riferito ai genitori che non è obbligatorio, è vero che non è obbligatorio, ma un servizio che Policoro ha, offre e deve continuare ad offrire. Se non continua ad offrirlo, il sindaco deve avere il buon senso e deve essere così leale da spiegare perché finora gli è stato dato e da oggi in poi non glielo può dare più, perché tutto torna sempre ad un discorso economico. Signor sindaco, andiamo verso le amministrative. Non conviene a noi stare qui a preoccuparci di questa cosa e non conviene a lei mettersi la città contro per questa cosa. Faccio una cosa molto semplice. Rimandi tutto quanto alle nuove iscrizioni e farà partire tutto quanto dalle nuove iscrizioni. Tanto lei cessa il suo mandato e chi andrà ad amministrare se la vedrà chi andrà ad amministrare. Abbia pazienza. Faccia il buon padre di famiglia. Non faccia partire la rimodulazione delle tabelle dal 1 gennaio, dal primo aprile, perché metterebbe in forte criticità molte famiglie che hanno già minacciato, di ritirare i figli da scuola. E comunque, se lei pensa di incamerare risorse dai genitori con questi aumenti, se i genitori ritirano i figli perché non ce la fanno, non sono sostenibili queste tabelle, come fa, signor sindaco? Il nostro consigliere comunale di riferimento, Gianni Di Pierri, sta lavorando su questa cosa, quindi noi vogliamo rassicurare i nostri amici simpatizzanti che comunque la cosa è fortemente attenzionata. Sono 3 giorni che stiamo lavorando solo su questo.
Stiamo andando a spulciare tutti gli atti per capire perché fa una cosa del genere il sindaco sotto le elezioni amministrative e mette in crisi le mamme che da domani non sanno dove portare i figli. Noi ci preoccuperemo di questo. Cercheremo in tutte le maniere di far procrastinare la partenza, la rimodulazione che è stata disposta con questo scellerato deliberato di giunta dal settembre.